Festa dell'Immacolata e oggi siamo venuti al lab di Sciacca in via Allende per monitorare la situazione. Come vedete alle mie spalle, lab è in questo momento piena di persone, quindi sono tantissime le persone, nonostante la festività, scelgono proprio questa giornata per vaccinarsi. In fila al lab nonostante la giornata di festa, quindi sceglie la vaccinazione anche mentre potrebbe passarla in un'altra maniera. Vabbè, no, preferiamo la vaccinazione. Preferiamo la vaccinazione. Terza dose. Terza dose, sì. E siamo già prenotate, speriamo tutto bene. Ha nipotini? Sì, 8. Sono bambini? Sono bambini già vaccinati, solo 3 sono piccolini, da 5 a 11 anni. E cosa vaccinare in secondo tempo, non lo so quando. Lei consiglierà ai suoi figli comunque di far vaccinare anche questi? È molto importante, sì. Noi siamo per vaccino. Oggi giornata di festa, lei sceglie di venire al lab per vaccinare? Senza dubbio, ma anche perché lavorando, essendo artigiano, preferirei... Per non mancare al lavoro, preferisce farlo? Esatto, esatto. Ha figli? Abbastanza grandi, sì. Tutti vaccinati? Una sì, una ha deciso di no, ma vive fuori, in Germania. Ha nipotini? No. Sa che adesso tipo anche per i bambini sarà comunque consigliata la vaccinazione? Sicuramente, se fa bene, noi ci affidiamo alla scienza, quindi è giusto fare così. Signora, in fila al lab in questa giornata di festa? Sì. Terza dose? Sì, sì. Ha figli? Sì, 3. Tutti vaccinati? E 2 grandi sì, la piccola 2 anni, quindi no, ancora no. Però quando gli toccherà lo faremo... Non ha dubbi anche sui bambini? No, 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 assolutamente no. È preoccupata, visto le festività, insomma, il virus che comunque ancora non dà cenni di tregua, sì, purtroppo, e quindi dobbiamo ricorrere alla scienza per questo, per tutelarci noi e chi è a casa, giustamente, gli anziani e anche i bambini. Rispetto a come passa e trascorre le festività, cosa non farà quest'anno? Vabbè, giustamente lo passeremo in famiglia soltanto, senza allargarci, diciamo, come abbiamo fatto negli scorsi anni prima di questo Covid, diciamo. Quindi in famiglia, da soli. Giorno dell'Immacolata lei sceglie di venire al lab, di trascorrerla così? Sì, ho accompagnato mia madre. Il giorno libero è questo, c'è meno gente. Quanti anni ha sua mamma? 81. Terza dose per lei? Terza dose. Io la farò presto, a gennaio. Quando la farò? Ha figli? Sì, 2 piccolini. A loro farà la vaccinazione? Penso di sì. Ho fiducia nella medicina. Se dicono di farlo, lo farò. Molti, tipo per esempio sui bambini, hanno tantissimi dubbi nonostante magari loro hanno fatto la vaccinazione. Le remore ci sono, i dubbi ci sono, però ho più paura del Covid, sinceramente, che del vaccino. Rispetto a come trascorre le vacanze normalmente, come trascorrerete quest'anno le vacanze di Natale? Ma penso in famiglia, a casa, in famiglia, con i nonni. Sì. Signora, accompagnata dalla figlia in questo giorno... Senza vaccinazione, fiducia massima nella scienza, e perché da questi tempi siamo diventati tutti dottori. Noi sappiamo tutto, di tutto e niente di nessuno, o ti fidi o non ti fidi. È bello sentirla parlare così. Ma certo, perché la gente si crede tutta, internet da un lato va bene, da un altro lato non va bene, perché la gente, arrivo! Tocca a lei, signora. Sì, capito? Quindi la scienza, forza avanti, fiducia massima. Tantissimi auguri.